Direttore, eravate in un ottimo momento, questa sera una prestazione decisamente al di sotto rispetto alle ultime. Cosa non ha funzionato secondo lei? Ma è difficile dire dove non ha funzionato la Roma e dove ha funzionato molto invece la Juventus, perché l'atteggiamento della Juventus è sembrato molto determinato, con forza. Poi probabilmente il nostro inizio è un po' timoroso e di conseguenza anche il gol ha lasciato segnare un po' di campo aperto, diciamo così. Ha probabilmente messo la gara nel modo in cui la Juventus preferiva, con il centrocampo che aveva costruito, dove la densità del centrocampo ci ha impedito di fare il solito possesso di palla e cercare sempre molto di difficile saltare l'uomo, e questo probabilmente ci ha un po' tarpato le ali. Di positivo c'è da parte della Modenza, che comunque ha cercato di fare la sua solita partita, il suo modo, non ha rinunciato neanche quando era in 10. È chiaro che di fronte c'era una Juventus che si è dimostrata forte, veramente forte. Una Roma molto giovane, e forse anche l'ambiente è una lezione da imparare per i ragazzi? Sì, decisamente, è una cosa da mandare a memoria, perché insomma questo era uno stadio, un primo vero stadio, perché insomma mi sono sentito a casa negli ultimi 4 anni, ero in Inghilterra ed era esattamente la stessa atmosfera, e fa piacere insomma vivere la partita in un'atmosfera così, e probabilmente questo ha un po', insomma, voglio dire, ha un po' intorpidito i ragazzi, molti 19enni, 20enni, insomma c'è un dazio da pagare che sappiamo, e non ci eravamo fatti illusioni prima di queste partite, che fossimo arrivati a chissà a quale punto. Però insomma, ripeto, c'è da sottolineare il fatto che la Roma comunque ha una sua fisionomia ben precisa, che tenta di giocare il suo calcio. Lezione da imparare anche per Lamela, che si è forse lasciato un po', non dico cadere nel gioco di Chiellini, forse, quando ha reagito. Lezione da imparare anche per Lamela.